Nel decreto sostegni i lavoratori agricoli, 15.000 in tutta la provincia, sono stati esclusi da qualsiasi tipo di ristoro, una situazione che coinvolge i lavoratori degli agriturismi e dei florovivaismo. Questa mattina in concomitanza in tutta Italia è andata in scena la protesta a Siracusa in piazza Archimede davanti alla prefettura. Il governo in questo caso sta sbagliando, perché noi chiediamo e abbiamo chiesto anche in altre occasioni tutti i requisiti per quanto concerne sia il bonus sia le giornate dell'anno precedente, perché stiamo parlando, come dicevo prima, di una categoria molto bassa, nel senso che non c'è lavoro, le ditte chiudono per mancanza di produzione e tante altre cose. Sono in piazza un movimento che ci voleva, anche se siamo sotto pandemia. Ma sì, guardi, la pandemia, quindi il Covid, tocca anche una categoria importante, una categoria che ha mantenuto prodotti freschi sulle tavole di noi italiani anche in pieno lockdown, quindi una categoria che è stata sempre in campo, rischiando anche la salute propria, la salute dei propri figli, e in questo caso il governo si è dimenticato di nuovo di loro. Tutti i lavoratori degli agriturismi, dello florovivaismo, sono comunque lavoratori che hanno perso migliaia nella nostra provincia di giornate di lavoro e quindi non avranno la modalità di pigliare la NASPI così come è sempre stato. Difficoltà su difficoltà. Esatto, le difficoltà continuano ad aumentare e noi siamo una categoria che abbiamo lavorato in piena pandemia in modo ridotto, quindi molti lavoratori non hanno fatto le giornate che servono anche a prendere il sostegno al reddito e di conseguenza chiediamo la conferma delle giornate del 2019, oltre naturalmente, come diceva la collega, tutti i problemi che riguardano gli agriturismi che sono braccianti e non entrano nel ristoro del turismo, però non hanno praticamente lavorato nel 2020. Quindi noi chiediamo che anche la nostra categoria faccia parte di quelli che hanno diritto ai ristori. Adesso avrete questo incontro col prefetto, ma dopo cosa succederà? No, dopo innanzitutto dico che questa manifestazione è una manifestazione nazionale, in tutte le prefetture d'Italia ci sono queste manifestazioni. Noi siamo qua a portare la voce di 14.000 lavoratori, questi sono i lavoratori del comparto agricolo che interessa la provincia di Siracusa e, come già è stato detto dai miei colleghi in precedenza, è una categoria che è stata trascurata da questo governo, rispetto al quale diciamo, noi chiediamo la riconferma delle giornate dell'anno 2019 e dei bonus, delle indennità che hanno lo scopo di ristorare quei lavoratori che a causa del Covid non hanno potuto effettuare le giornate lavorative che invece avrebbero potuto effettuare. Ci voleva anche la pandemia, oltre ai vari problemi, caporalato e quant'altro, furti nelle campagne, per complicarvi la vita. Sì, perché al peggio non c'è mai fine a quello che stiamo potendo notare e quindi appresso a tutto questo anche i lavoratori dell'agricoltura dimenticati dai ristori. Non è possibile, è sicuramente un problema che deve essere risolto. I tre segretari sono stati ricevuti dal viceprefetto, a cui hanno esposto il malessere di una categoria che in provincia conta un buon numero di lavoratori e che ad oggi non hanno percepito alcun tipo di sostegno durante la pandemia.